sai, non sembri un DJ, non l'avrei mai detto. Chissà quante volte ti avranno detto questa frase. Questa è la seconda parte del video sugli stereotipi ed è un po' la risposta al video precedente. Se ci pensi bene, lo stereotipo del DJ non esiste. Pensa un po' ai personaggi più in voga del momento o anche del passato. Guarda un po' qua. Potrebbe essere tranquillamente il tuo assicuratore. Sì, io lo so, ok, Sven Vatt aveva un look molto diverso 20 o 30 anni fa, siamo d'accordo. Vabbè, prendiamo allora Carl Cox, che invece è rimasto sempre uguale. Un signorotto di colore molto pacioccone, con questo sorriso enorme e contagioso. Non lo diresti mai che è un DJ, prendendolo semplicemente dalla foto. Kenny Dope, che sul suo profilo Instagram è più probabile pubblica una foto di una pizza gigante che qualche serata o qualche disco. Oppure un altro esempio magari diverso, Tiesto, in realtà ho scoperto si dice cesto, cioè come cesto ma con la E proprio aperta, che sì, ok, c'ha il look da eterno ragazzo, giovane, belloccio, eccetera, però chi lo frequenta dice che è un lavoratore instancabile e non lo vedrai mai a fare feste in piscina e tirarsi lo champagne addosso, e via, via, via. Ma andiamo agli esempi più vicini a noi, invece di pensare a questi personaggi enormi. Pensa un po' ai DJ che conosci e dimmi se hanno qualcosa a che vedere con lo stereotipo di cui abbiamo parlato prima. Ovviamente no, perché i DJ ci sono tutti i tipi, dal ragazzino al padre di famiglia, dal super nerd a quello invece gli piace effettivamente la bella vita e magari si dà anche agli eccessi, dalle persone normali che si danno da fare tutti i giorni a chi invece ha questa passione in modo estemporaneo, magari è una moda passeggera o solo perché ha dei soldi da spendere. C'è lo squattrinato come c'è il super ricco o super figlio di papà. Ci sono veramente di tutti i tipi. Forse l'unica cosa che abbiamo in comune noi DJ è quella di apparire un po' più giovani, sembrare veramente sempre un po' ragazzini, anche chi ha 40-50 anni. E questa può essere una caratteristica comune di cui sinceramente non abbiamo niente di cui lamentarci. Cosa voglio dire con tutto questo? Fammi un piacere, non parlare per stereotipi. Sì, ok, ci sono comunque in ogni caso, e al di là della battuta, però entriamo nel contesto e raccontiamo le cose come stanno e quello che succede veramente intorno a noi, senza stare a dire ma sei un po' troppo tranquillo per fare DJ. Un DJ mica per forza deve essere un pazzo scatenato, oppure magari chi è tranquillo e ha un profilo di tutto rispetto sembra una persona effettivamente normale, quando poi si ritrova in console è un animale da palcoscenico e diventa veramente irriconoscibile. Anche questa è una virtù che molti di noi condividiamo. Continua a seguire i video di Essere DJ Oggi, commenta pure qua sotto e ci vediamo sia su YouTube che su Facebook.